Natale 2009, qui sta facendo una bella nevicata e noi nel calduccio della casa faremo una splendida arista o arista, boh, non saccio come si dice, arista, va, al latte. Sono le 4:30 del pomeriggio, vediamo quanto tempo ci impieghiamo. Gli ingredienti sono i seguenti. Allora, un bel pezzo di arista di maiale, circa 1 chilogrammo, del rosmarino tritato, 2-3 foglioline di salvia tritate, 2 spicchi d'aglio tritati, 4 cipolline novelle con il gambo verde. Tutto già tritato. Avremo bisogno anche del pepe, o in grani oppure macinato, dell'olio d'oliva extravergine, un quarto di bicchiere di vino passito e quasi 1 litro di latte. L'intenzione è di metterne circa 750 centimetri cubi. Accendiamo i fornelli. Prendiamo dell'olio, faccio tutto da solo con la mano e mettiamo circa 8 cucchiai, praticamente appena appena il fondo della pentola, non di più. Quando l'olio ha raggiunto la temperatura giusta, mettiamo l'arista, abbassiamo leggermente la fiamma e la sigilliamo. In questa fase, per girare l'arista, usate le cucchiarelle di legno, assolutamente nessun forchettone. E intanto continua a nevicare. Un po' più difficile è farla stare in piedi e rotolare anche le parti strette. E vai, vai. Dovrete aspettare che l'aglio sia rotolato perché dopo aggiungeremo il vino. Guardate che bella faccia c'ha la nostra arista, eh? Veramente bellissima, colori meravigliosi. È il momento del vino e vai, tutto dentro, vai, senti che aroma, che profumo. Aspettiamo che il vino deve evaporare tutto, anche perché fra poco aggiungeremo le cipolline e dopo aver brasato le cipolline il latte. Mentre il vino assuma salate leggermente in superficie, per il momento non molto sale, perché poi una buona parte la metteremo quasi a fine cottura. Il vino è evaporato, a questo punto aggiungiamo tutte le nostre cipolline. Giù nel vitingolo. Ecco. Queste operazioni non sono durate molto, sono appena 5 meno un quarto. E continua a nevicare. Aggiungiamo il latte. Ricoprite. Ecco, un altro po'. Stiamo a posto. Il latte deve sobbollire, quindi copriamo la nostra arista al latte e da questo momento in poi la cottura, i tempi di cottura potranno variare fra 1 ora e un quarto, massimo 1 ora e mezza.
Sono le 6:30. Ecco, l'arisa di maiale al latte è fatta, è preparata. Ora bisogna aspettare che si raffreddi. Una volta raffreddata la taglieremo a fettine e poi serviremo le fettine con questo intingolo che la circonda. Quindi ora buon Natale, buon appetito e alla prossima volta!